hai detto che questi piccioni, 30 piccioni, poi voleranno e porteranno questo messaggio per loro. Poi arriveranno parafundio. Ma poi anche a voi è buono. Non ho sentito. C'era il grano, poi noi l'abbiamo portato alla Barilla, la Barilla ci ha fatto la farina e noi oggi vi faremo il pane per voi. Eccolo qua il grano! Ecco, quella è una spiga ma non è grano, è un'altra cosa, però è vicina al grano, è quasi simile al grano, ma è, si chiama fieno. Poi vi faremo vedere tutte queste erbe. Ragazzi! Questa qui la vedete la farina, tocca un po'? La farina, questa è farina proprio che viene da questo nodo geologico. Ha messo l'acqua dentro a questa piccola vulcano. Allora è gigantesco. Mettetemi 5-6 metri, non di più. Allora, tutto il naso, respiri e tutto la bocca aperta. Via, andate là, veloce e fate una di allora, la natura fa silenzio? Sì. E quindi perché noi dobbiamo... Ho deciso, voglio fare un fantastico giro del mondo. Ma dov'è? Sarà un viaggio bellissimo e partirò tra un secondo. Sono pervasa di gioia, lieta e serena nel profondo. Arriverò tra persone in pellegrinaggio, lì sorriderò. E mi avranno lo zaino molto pesante. Io le aiuterò. Indosseranno scarpe impolverate. Io le cambierò. Durante il tempesto di sabbia sarò sui cerchi a curare. Mettete sempre questo dito qua. Adesso qui la mano, tira il cuore, ci sono il cuore. Come batte qui dietro? Qui in ballo. Cerchiamo il battito. Eccomi, guarda.
Marco darà, consegnerà il bambino che vuole lanciare il piccione. Campione europeo, vai, vai. Allora devi divenire delle persone molto intelligenti, non in Italia purtroppo, ma in
Ragazzi, è stata una giornata bellissima, ci siamo divertiti e soprattutto ci siamo fatti un'iniezione. Daniele, ti ringiovani me, stamattina in mezzo a tutti questi ragazzi, che problema. E poi si è toccato il tuo scopo, il traumatismo. E noi finiamo. Allora,